Buon pomeriggio, eccoci qua, un'altra puntata del World Talking Conversation. Come al solito prendo un attimino di tempo affinché il pubblico che si muove all'interno della piattaforma Instagram si popoli con il nostro solito appuntamento. Ed oggi eccoci qua, infatti saluto Monica. Ciao Stefano, che ormai Stefano è presente a tutte le mie puntate. Oggi voglio parlarvi di una persona che è l'ospite in questione e darvi intanto qualche accenno, poi sarà sicuramente lei da sola a parlarvi. Però intanto vi voglio dire che oggi saremo in compagnia di un'altra consulente d'immagine, perché voi sapete che io oltre ad essere una truccatrice sono anche una consulente d'immagine. E la persona che vi sto per presentare è una persona straordinaria. Ha fatto della sua vita dei cambiamenti molto importanti, perché come spesso capita, la vita alle volte ti porta a seguire quello che vogliono i genitori, quindi ti laurei, fai delle cose, poi a un certo punto della tua vita capisci che magari quello che hai fatto non era proprio quello che volevi fare. E questo è il caso della persona che vi sto per presentare. Dopodiché scopri quindi di avere il coraggio di voler trasformare la tua vita e di farla diventare l'opera d'arte che tu hai sempre sognato e desiderato. E lo fai con grande empatia, con grande passione, con grande altruismo ed è con grande piacere, infatti, la vedo in linea che ve la presento, Giovanna Vitacca, alla quale do appena vedo la richiesta per venire in diretta. Pensavo che già me l'avessi mandata, Giovanna, ma invece mi sbagliavo, quindi aspetto che tu mandi. Bravo Stefano, eccola, eccola Giovanna. Quindi stavo già facendo una presentazione di te per la persona che sei, per l'empatia che sviluppi, perché anche tu hai deciso chiaramente di fare della tua vita l'opera d'arte che è. Ciao Sonia, ma che bello vederti! Ciao Anna, benvenute donne, benvenute amiche, sono proprio felice. Come al solito, diciamo sempre, unite anche se a distanti. Ecco qui, diamo un'amica, una grande professionista, e sarà lei a dirci qualcosa di più. Ciao amore, come stai? Bene, dai, bene, si sopravvive a questo periodo, si Guarda chi sopravvive. c'è! C'è Sonietta, la L'ho salutiamo. vista, ciao Sonia! Sì, ci siamo sentite proprio l'altro giorno con Sonia. E pensa che dopo che infatti io e te ci siamo sentite, io oggi ho trovato un attimo, come ti avevo anticipato, per chiamare Sonia, quindi l'ho sentita anche io, e presto abbiamo deciso che anche lei, che verrà sia ospite da te che da me, perché il nostro mondo è un mondo che gira, è un mondo di donne in movimento. Esatto, esattamente. Hai detto Allora, io avevo bene. fatto un'introduzione di te dicendo quello che comunque si legge anche all'interno, voglio dire, è pubblico, no? Di quello che hai scritto nella tua biografia, nel tuo sito che ti rappresenta. E Certo. quindi ho detto che sei appunto, fai parte come me, d'altronde, della categoria di quelle persone che ha seguito, prima ha dovuto seguire necessariamente quello che volevano gli altri, e in questo caso la famiglia, ok? Quindi Certo. non hai fatto le scelte che volevi fare per te, ma a un certo punto hai avuto il coraggio di dire adesso basta, faccio Basta. quello che dico io, però voglio che lo racconti tu. Guarda, è stato coraggio misto anche a, diciamo, una situazione di necessità, nel senso che quando sono arrivata alla soglia dei 40 anni si sono concatenate una serie di situazioni tale per cui ci sono arrivata a questa scelta, per cui il fatto di avere dei figli. Il fatto che il lavoro in azienda non mi soddisfaceva più. E quando cominci ad avere tutti questi segnali, allora quel coraggio che magari non hai tirato fuori prima, poi invece, come dire, Viene arriva in modo fuori. prepotente e quasi ti assale, e quindi non puoi fare altro che questo, cioè seguire la tua strada. Esattamente. Ecco, io l'ho fatto a quasi 40 anni, ovviamente Non dico sempre che è se mi. mai troppo tardi, come si No, dice, no, no? quello no, per carità, e che magari cambiano un po' le situazioni intorno a te, per cui se io mi fossi conosciuta così profondamente co a 20 anni, probabilmente avrei fatto appunto delle scelte diverse. Adesso ne ho oltre 40, ho 3 figli e quindi ovviamente oltre al coraggio devi anche avere una buona dose di organizzazione perché altrimenti non riesci a fare nulla. Capisco bene.
Capisco Ecco, bene, capisco e quindi bene. insomma diciamo che si fa tutto, si fa sempre, si farà finché ci sarà l'ultimo anelito di vita, diciamo che forse adesso è leggermente più complicato, ma la sfida è più importante e quindi io devo essere più incazzata, ecco, diciamo così, usare un francesismo, però rende il senso della motivazione. Assolutissimamente sì. Io Ecco. prima ovviamente di darti la diretta e quindi di fare appunto questa piccola presentazione su di te, ho Certo. detto che oggi avremmo avuto questo bellissimo excursus, confronto, perché io sono una makeup artist che fa anche consulente di che fa anche consulenza d'immagine e tu sei invece una consulente d'immagine. E quindi Sì. cerchiamo di aiutare un pochino le persone, magari a dare Certo. qualche informazione, anzi. Invito il pubblico lì dove volete fare delle domande, Certo, ricordatevi sempre assolutamente. che lo potete fare sia in diretta, quindi scrivendo nei commenti, ma ricordatevi che ci sono anche a disposizione le finestrelle, quelle col punto interrogativo, dove potete fare una domanda, la scrivete lì, a me si illumina e io la passo a Giovanna in maniera tale che insieme vi possiamo rispondere. Esatto. Allora, consulenza d'immagine, Giovanna, che cosa mi dici? Intanto, secondo te, il nostro lavoro, quindi io valuto anche una mia parte di lavoro, anche perché non ti nascondo che ho appena finito 5 minuti fa, ero ospite, come avevo preannunciato nelle mie stories, di un gruppo di Zoom, su Zoom, quindi un'altra piattaforma, dove mi hanno invitato come esperta in consulenza d'immagine. E avevo 20 donne che abbiamo fatto tutte delle domande, è stato bellissimo, 20 donne con colori diversi. Quindi trovare Certo. un punto di chiarezza tra quello che è anche l'evoluzione di una scienza che per me, diciamo, è stato un inizio con la Color My Beautiful in America, che è stata la mia formazione. E quindi io sono rimasta molto attaccata, diciamo, a quella che è una forma di consulenza d'immagine di cui oggi si parla poco, perché invece oggi c'è più l'abitudine di inserire quella che è la classificazione delle donne all'interno delle quattro stagioni. E quindi Esatto. proprio all'interno di questa Zoom conference ho cercato di fare un po' di chiarezza secondo la mia metodologia. Però insomma cerchiamo appunto di dare delle valutazioni, no? Su questi mondi, perché poi si parla di consulenza d'immagine e anche se si arriva a parlare di stagioni o come nel mio caso del metodo Mansell, ma in ogni caso devono pur corrispondere in qualche maniera, perché sennò significa che questa non è una scienza perfetta, quale invece noi sappiamo che sia. Beh, allora, se mi permetti, io vorrei fare una premessa che secondo me è doverosa, per Certo. fare proprio chiarezza. Perché prima ancora di parlare di armocromia e di parlare di metodi, bisogna, spiegare bene, secondo me, ma non solo ai partecipanti di questa diretta, ma in generale nel mondo, che cosa vuol dire consulenza d'immagine, perché poi la consulenza d'immagine non si riduce solo all'armocromia, come ben tu sai, ma è un percorso, come lo chiamo io, un viaggio alla scoperta di se stessi, che parte dall'armocromia perché è la base, quindi capire quali sono i propri colori, ma poi si esplora in questo modo, ovviamente, tutto il tema del viso e del make-up, ma anche tutto il tema delle body shape e ultimo ma non meno importante, anzi la parte più fondamentale, quello che è lo stile, quindi indagare chi sei tu come persona e quindi quale stile, quale look veramente racconta di te. Quindi è un percorso molto più complesso che non si riduce all'armocromia. L'armocromia adesso è di moda e tutti ne parlano, l'hanno europeizzata, l'hanno italianizzata, come dico io. Fortunatamente sia io che te l'abbiamo studiata in America. E secondo me questo fa una grande differenza. Io ti adoro. Ecco. Pensa che ho risposto proprio poc'anzi, ho cercato, sai, è chiaro, a distanza, uniti ma distanti, però insomma, Certo. spiegare l'armocromia in 30 minuti all'interno di una conference non è facilissimo. Però tra le varie domande, a un certo punto, quando ho fatto la distinzione tra la tipologia e il cromatismo, che poi magari accenneremo qualcosa al nostro pubblico, una delle donne che era lì si è fatto un attimino una domanda, no? Dice, ma se allora io ho i tuoi stessi colori, significa che posso indossare anch'io il viola? Eh no, eh Brava. no, è proprio quello, eh no, perché come giustamente dici tu, non è che si parla solo di armocromia, bisogna valutare anche la personalità di una persona, il coraggio.
è la naturalezza di portare qualcosa e tu te ne accorgi che tipo di donna hai davanti quando fai una consulenza. Quindi Assolutamente. tutte possiamo appartenere a una room perché abbiamo delle caratteristiche simili, ma siamo uniche e irripetibili. Esatto, io dico sempre che i colori e i vestiti bisogna vederli in azione, perché solo così si riesce a capire se sei tu che porti in giro i vestiti o i vestiti che portano in giro Che te. meraviglia! Esatto. Cioè, ci Perché. sono persone che hanno appunto la capacità di scegliere cosa indossare ed altre che mettono su qualsiasi cosa sia. Cioè, si coprono, non si vestono, si coprono. E vabbè, mica Certo, certo che si coprono. ma anche quando durante una consulenza, per esempio, a determinate, diciamo, a determinati profili cromatici, se noi ci attenessimo fedelmente alla loro palette, non, e poi magari loro caratterialmente sono una certa cosa, non gli faremmo comunque un piacere. Perché, per esempio, adesso uso una terminologia che è quella, diciamo, del metodo, come lo dico io, italianizzato, Ok. ok? Che è la summer soft. Sì. Ok, quindi una donna che ha contrasti bassi, toni polverosi, delicati, eccetera, eccetera. Poi magari tu conosci sta donna ed è un vulcano di creatività. E cosa gli metti addosso? Delle robe tristi che quindi poi la uccidono? La ghettizzi? La La ghettizzi, la. ghettizzi all'interno di una Esatto. categoria? No. Esatto. Per cui si deve, io dico sempre che il ruolo di una consulente d'immagine è insegnare le regole del gioco per poi rompere le regole del gioco. E devi imparare a giocare da sola con i colori, nel combinarli, scombinarli, riabbinarli, a seconda di quello che è il tuo gusto, il tuo sentire, la tua personalità, il tuo lifestyle, perché evidentemente ci sono donne che fanno certi lavori dove non possono arrivare vestite di giallo, ma non per questo il giallo non possono indossarlo, magari lo indosseranno su un dettaglio che sarà una cintura, un foulard. Voglio dire, il vero valore è questo, non ghettizzarsi, cioè la palette non deve diventare una prigione, non bisogna essere talebani in questo. Sono d'accordissimo. Nel frattempo che tu stai parlando, che Sì. ovviamente tutte le persone che si sono aggiunte, le saluto tutte. Scusate, non volevo Certo. chiaramente interrompere Giovanna, No, però figurati. saluto veramente tutti. Saluto Michela, saluto Raffaele, saluto Paolo, con cui saremo domani insieme in diretta, quindi domani make up e arte insieme, e saluto tutte le persone che hanno il piacere di condividere quest'oretta con noi. Scusa Giovanna, ma era Ma doveroso figurati, ci salutare. mancherebbe. Per esempio, io trovo che in questo momento questa moda dell'armocromia, da un lato, sicuramente ha agevolato il mercato nel suo, diciamo, senso più ampio, perché ovviamente tutte noi consulenti ne avvantaggiamo, perché a monte c'era un problema, soprattutto in Italia, di non sapere chi fosse la consulente. Non è una figura riconosciuta istituzionalmente, cioè una ragazza che finisce le scuole medie oggi ancora pensa di andare a fare magari la scuola di estetista, non gli viene in mente di andare a fare la scuola per diventare consulente, perché non c'è un sistema sotto che sostiene questa professione, questa professionalità. E non c'è Quindi da. neanche l'albo, se non esiste l'albo professionale, così Ci come per il sto trucco. pensando io, ci sto pensando io. Brava Giovanna! Mi sto muovendo per questo. Non ti dico il bagno di sangue, ma mi sto muovendo per questo. Ma io conosco il valore che hai, la forza e la resistenza con cui porti avanti tutte le cose, ho imparato a conoscerti, è stata meravigliosa l'occasione in cui ci siamo conosciute e Esatto. siccome nulla avviene a caso, ciao Dario e Esattamente. benvenuto. Ecco, per cui ti dicevo, da un lato ha fatto bene questa moda perché ha un attimo fatto entrare proprio nel linguaggio comune questo tema. Dall'altro io trovo abbia creato dei mostri. Abbia creato dei mostri perché adesso ci sono delle ragazze, delle persone che dicono: ah, io sono inverno, inverno profondo, e allora mi scarico da Google la paletta dell'inverno profondo e vado a stressare la commessa di Zara perché devo avere assolutamente quei colori. Io quando sento queste robe mi vengono i brividi. Senti, invece dell'inverno bright, cosa mi dici dell'inverno bright o di quello cool? Ah, io dico sempre che l'inverno bright è Katy Perry. Se volete un inverno bright, pensate alla Katy Perry. Ecco, per esempio, per dare, secondo appunto, quella che è invece
lo studio, la scienza. Vedi, c'è Raffaele, che è un altro nostro collega bravissimo su Roma, che Sì. si sta ammazzando dalle risate, infatti, perché ovviamente, come Dario, vedi, sono tutte persone che appoggiano i nostri discorsi, Certo, ma ovviamente. certo. Ora, per dare un'idea, perché all'interno di questo spazio, chiaramente, ci sono delle persone che sono dei professionisti, ma tu sai bene anche dalla chiacchierata che ci siamo fatti, Certo. l'intento è anche quello di far passare un'oretta diversa alle persone come tutti noi che sono in quarantena, con degli argomenti piacevoli. Quindi proprio Certo, un talk, voglio fare la Mara Venier la domenica in a casa mia, l'amore della zia, ecco, quella roba lì. bene, va Allora, bene, abbracciamoci. abbracciamoci. Allora ti volevo dire, per esempio, no? Se dovessimo appunto in questo momento dare degli esempi, stabiliamo per esempio che sei tu a dare adesso una definizione di me, che mi conosci, mi hai visto dal vivo e quindi puoi dare una definizione come consulente d'immagine di Valerio Orlando. Cosa, ecco, se io fossi una cliente che viene da te, quale sarebbe l'analisi che faresti su di me? E che cosa poi mi diresti alla fine se io fossi una cliente? E la vedi arrivare con questa personalità, con tutta questa roba? Ma allora, ti dico, parto proprio da quello che, cioè, da quello che dicevo prima, cioè io a questa cliente E io lì voglio arrivare. chiarisco subito che si parte dall'analisi del colore che io tra l'altro faccio con i miei 1000 drappi, che passo su questa persona perché io quando la vedo lo so che cos'è, ma è lei che deve capirlo, perché Brava. se non lo capisce lei. Esce dalla porta che non è convinta perché io non sono Dio e quindi non può fare un atto di fede, quindi deve capirlo lei nel trasferire proprio un drappo all'altro, come questa luce del colore si riflette sulla sua pelle, quindi come questa pelle reagisce a questa luce del colore più caldo, più freddo, lunare, solare, poi ci sono tutte queste Si è belle appena collegata definizioni. una delle mie ultime studenti, la Romina, che è una truccatrice, che ha fatto con me la masterclass in consulenza d'immagine. Quindi Ecco. spiegavo proprio questo, che in realtà il consulente, nel momento dell'intervista, se è chiaramente già un consulente, non ha bisogno dei teli, non ha bisogno di fare in realtà una Ma diagnosi, no, perché già lo certo. sa, ma quegli strumenti servono ad aiutare la cliente ad avere lo stesso linguaggio, perché sennò sei soltanto tu che te la suoni e te la canti e lei va via senza Assolutamente. aver capito nulla. Assolutamente. Per cui voglio dire, banalmente si parte ovviamente dallo spiegare quali sono i parametri che si va a misurare, quindi il discorso del sottotono della pelle, del valore dominante, il chiaro, lo scuro, il colore dei capelli e degli occhi e delle sopracciglia, come incide nella, come dire, profilazione totale di quello che sei, cioè si vanno a misurare tutti questi parametri, piuttosto che il discorso dell'intensità o del contrasto, che ovviamente non sono la stessa cosa, e invece tutti se la confondono, e quindi vai a spiegare anche questa cosa qua. Ora ti dico, la mia difficoltà è che tutte le persone che vengono da me, ahimè, vengono partendo dal presupposto che nessuna di loro conosce pienamente la consulenza d'immagine, perché ne hanno sentito parlare come eco di tutto questo, come dire, baillam che c'è in giro. Quindi, quando loro vengono da me, cominciano a farmi le domande del, sai, ho letto un ultimo libro dove c'è la ruota e ci sono le definizioni, ma io in quale cerchietto sono? Allora lì evidentemente mi devo mettere nella loro situazione, quindi devo usare il loro linguaggio e devo usare quella ruota per spiegargli loro dove sono, perché altrimenti non mi seguirebbero. Poi io cerco di spiegare il perché e il per come delle cose con quello che ti ho detto, quindi andando ad analizzare i singoli parametri, i singoli valori e tutto quanto. E devo dire che più o meno tutte, diciamo il 99,9%, dopo 3 ore di consulenza di armocromia escono, cioè sono precise, centrate. Io poi, quando faccio proprio la consulenza, passo i drappi e preparo alla fine la loro palette che gli consegno, lo vedono insomma che io ho selezionato insieme a loro esattamente i colori della loro palette, che tra l'altro, aggiungo una cosa, e quindi tu qui assolutamente mi farai un applauso, Dai che sono pronta! casualmente, ogni volta che provengono con la loro palette stampata da Google, io puntualmente gliela smonto perché io nella mia palette personalizzata gli metto altro.
Perché? Perché come giustamente si diceva poc'anzi, se io sono una wintercool, no? Questa definizione così, ma chi l'ha detto che io devo usare solo i colori della wintercool? Ma magari io posso usare anche quelli del mio sottogruppo vicino o del mio sottogruppo complementare, perché magari sto ragionando in un'ottica di contrasto o di appunto complementarietà. Quindi magari in quella palette io ci ficco dentro anche colori e orrore per chi mi sente, che non sono solo freddi, ma sono anche caldi, guarda un po'. Perché Assolutamente. poi la palette è personalizzata perché ogni donna e ogni uomo a questo mondo ha i suoi colori, che sono l'insieme sì di un aspetto tecnico oggettivo, perché è una scienza e non si discute, ma dentro ci sono una serie di fattori, di variabili che sono appunto chi sei, cosa fai, non si può non considerare. E qui tu di nuovo mi verrai come dire incontro. Allora, quando si parla anche di visagismo, no? Make-up e quant'altro, anche per il capello. Allora, non si parla solo di forma del viso, Eh no. ma perché io posso avere un ovale meraviglioso, però su questo ovale c'è cioè un naso aquilino, due occhi sporgenti e due labbra sottili, capisci che cambia un po' la faccenda. Ma questa faccenda vuol dire che questi elementi del tuo viso ti caratterizzano talmente tanto che definiscono anche la tua palette. Sembra strano, ma è così. Ci sono, Certo. a parità di stagioni, chiamiamole così, o di sottogruppi o di profili cromatici, come li chiamo io, persone che per come sono fatte fisicamente hanno due palette diverse. Totalmente. Sono d'accordo. E ciao Andy, amore mio. Ti prometto che prima di Pasqua io devo chiamarti. Dai un bacio a Lilly, ma io ti devo chiamare. Andy del Blu Vertigo è con noi. Ciao amore mio, ti voglio un mondo di bene. Scusami, ma anche lui, sono tanti amici perché poi vorresti avere il tempo di chiamare tutti. Eppure io mi ritrovo a questo punto, e di questo anche parleremo, che nell'essere sempre pronta ad accogliere i cambiamenti. Perché come dicevo su Zoom, anch'io sono vecchia, no? Sono di un'altra generazione e dico, io sono nata partigiana, non mi uccidete neanche con le bombe, io sono nata partigiana. Siamo in due. E soprattutto sono nata con il no sulla lingua, perché se gli altri pensano che io seguo al gregge, assolutamente, se il gregge va a destra, io sono quella che va a sinistra, ma è Brava. sempre stato Ed è così. per questo che noi ci siamo incontrate, perché andavamo nell'altra direzione, eravamo solo due, ci siamo salutate e abbiamo detto ma ciao! Ma ciao. Poi, per esempio, prima tu dicevi, ah, se incontrassi Valeria, che cosa le diresti? È altro fattore fondamentale, come Anche ben tu perché, sai. scusa, ti posso interrompere? Sì. Il pubblico non lo sa, ma tu mi hai conosciuto più o meno con questo colore, ma non con questa forma. No. Ecco. Esatto. Esatto. Il colore più o meno però c'eravamo. E il colore, infatti, del capello è un altro fattore pazzesco, perché quanto ti cambia la faccia, la tinta. E quante volte mi è successo, adesso spero di non tirarmi addosso gli insulti di alcuni dei partecipanti della diretta, di avere donne che sono andate al parrucchiere e questi parrucchieri che gli hanno fatto dei colori assurdi, o loro Allora. che hanno chiesto di farsi fare dei colori assurdi. Allora, io ti devo dire una cosa. Dimmi. Tu sai bene che appunto l'hai già affrontato questo tema. Ci sono delle donne, io al di là del lavoro che faccio, anche se non avessi scelto di fare questo lavoro, ma è innata la capacità in me di vedere la bellezza in tutte le cose e quindi anche la capacità di saper mixare avendo un gusto. Quindi anche se io non avessi studiato in questo, io già ci sono nata. E quindi quello è un dono, o ce l'hai o non ce l'hai, e va bene. Detto Assolutamente. questo, ok. Poi è chiaro che studiando dai maggior valore a quell'intuito che hai e quindi ci lavori e diventa quindi una professione, diventa un modo di distinguersi, un modo di fare. Però è anche vero che quando per esempio è nato questo tanning
dei colori crazy di nuovo sui capelli, che è qualcosa che voglio dire, io e te abbiamo vissuto gli anni 80 e sappiamo che cos'erano i verdi fluorescenti, che cos'erano gli aranci wow, che cos'era David Bowie, ok? Il periodo di David Bowie, Assolutamente. noi lo sappiamo. Però ti do ragione, perché io vedo ogni tanto delle signore anziane che sono too much nella scelta. Cioè, se tu decidi di avere un colore crazy, ma non è che mi puoi fare il verde e poi la ciocca fucsia, ma anche no. Cioè, abbi una sensazione, un criterio. Chiunque mi guarda, ti dico, guarda, un paio di giorni fa non sono stata bene. E quindi sono andata, visto il periodo, a fare proprio un controllo al Fate Bene Fratelli. Chiaramente, con tutto quello che c'è, però, il pronto soccorso, devo dire, a Milano sono bravi, hanno separato le due cose in maniera Certo. tale che ci possa essere anche un pronto soccorso se tu ti fai male, voglio dire, non sei colpita da Covid. Il più bel Chiaro. complimento che mi è stato fatto dalla dottoressa è stata quella di levarsi la mascherina e mi fa: ma che colore di capelli meraviglioso! Che chiunque quasi me lo dice, perché io questo colore non mi faccio toccare da nessun parrucchiere. Perché è chiaro, io me lo so fare, sono anche hairstylist, quindi me lo so fare. Però mi rendo conto, come dici tu, e quindi a valore, quindi scusate, ma penso che i parrucchieri che sono anche collegati lo sanno. Sia Certo. quando si parla di consulenti, sia quando si parla di truccatori, sia quando si parla di parrucchieri, ci sono A e B. E dipende sempre dalla capacità di vedere la bellezza. Perché se ti insegnano a fare una cosa come un mulo, tu la fai, ma senza capire a chi la devi fare. Esatto, senza spirito critico, e questo è il punto. Anche perché, voglio dire, se c'è l'addicted che vuole essere alla moda e quindi vuole il capello fluo, ma a prescindere da quella che è la sua palette, a prescindere da tutto, perché vuole essere notato, quella è una faccenda. Fatelo per 10 giorni, un mese, quando si scarica il colore, via andare. E quella è una cosa. Invece, quando dici tu, escono dal parrucchiere certe signore che tu dici, ma anche perché poi deve Guarda, si è essere. appena collegata una mia amica parrucchiere che è una fantastica consulente d'immagine nel suo salone, che sarà Anna. Ciao, stiamo Anna, parlando di ciao tre ore Anna. di consulenza d'immagine. Infatti dice esatto e più che altro con il senso del gusto. No, altra cosa. Allora, il mio slogan, quello che si trova sul sito, tu prima hai citato il mio sito, cos'è? È. Diciamolo come ti trovano le persone, diciamolo. Giovanna Vitacca, Giovanna Vitacca, Perfetto. cioè ci metto la faccia sempre. Brava. Dicevo, il mio slogan qual è? Che l'immagine è armonia di forma e sostanza e la bellezza è armonia. Ora, se c'è armonia e quindi il tuo capello blu, giallo, verde si armonizza con tutto poi il tuo modo di essere, il look, il trucco, il capello abbinato, non so, al vestito, cioè, o comunque. Sei creativa in tutto il tuo esprimerti, allora hai fatto bingo. Ma se poi tu punti tutto sul capello e non c'entra niente con tutto il resto di chi sei tu, è una dissonanza. Poi si lavora anche di dissonanze, ma io le chiamo dissonanze armoniche. Esattamente, io per esempio sono il caso di una dissonanza armonica, perché comunque Anna, che magari può scriverlo anche, che ci conosciamo boh, da più di 20 anni, in tutti gli anni in cui abbiamo lavorato insieme, perché facevamo parte di uno stesso franchising per cui lavoravamo, ma io penso che Anna mi ha visto con i capelli neri, con i capelli rossi, con i capelli rame, con i capelli arancio, con i capelli platino, con tutti i colori. E devo dire che con tutti io sto bene. Adesso sarebbe troppo vacuo descrivere il perché e non ci sarebbe neanche il tempo. Però sì, più di 20 appunto. Però sicuramente non tutti, quindi ci vogliono delle caratteristiche, come giustamente stavi dicendo, per poter far sì, come nel caso della consulenza d'immagine che spiego io, che sei una marginal e quindi in quanto marginal hai uno spazio dove muoverti tra il sole e la luna, esattamente come quando io abbino l'oro con le mie bellissime pietre viola. Quindi è sempre nella quantità che si lavora. Per esempio, tu sei una marginal, io no. No,
Tu no. Io totalmente no, Tu sei perché una per splendida Biancaneve. esatto, esattamente, brava, esatto. Io sono una che se parliamo di stagioni, ruote, cerchi, pallini, deve stare nel suo pallino e da lì non si deve muovere. Non ce n'è. Io, per esempio, si dice, ah, le Winter potrebbero diventare platino, ma se tu mi facessi diventare platino, sembrerei volgare, perché Brava. ho un viso molto importante nei miei tratti, pur avendo la pelle molto chiara, però il viso quadrato, la bocca è fatta in un certo modo. Il biondo proprio Ma mi... scusa, d'altronde Giovanna è come, voglio dire, una tipologia di donna come la tua, se vogliamo dare un nome di un personaggio che sicuramente conoscono tutti o comunque molti, è la Dita Von Certo. Teese. Immagina la Dita Von Teese bionda. Ma per carità! Eppure lei si fa E lo so, bionda. ma a me non piace, per me lei è con i tuoi colori, cioè questa è la Lo mia so, visione, cioè lei lo secondo me è so. molto più bella e molto più elegante. Allora, lei col capello scuro acquisisce più personalità perché lo scuro le dà intensità, mentre il platino la appiattisce. Questo è il punto focale. E stiamo entrando in aggettivi che riguardano più la personalità, ovviamente, che non il profilo cromatico. Esatto, Perché, per esatto. esempio, la Dita Von Teese, a differenza di me, lei ha l'occhio chiaro, quindi in teoria lei potrebbe usare il biondo. Potrebbe, come fa la Certo, io famosa sono Katy d'accordo con Perry. te, Ma assolutamente. di fatto, mentre la Katy Perry snì, ha la dita proprio per niente, anche perché la Katy Perry ha due occhioni grossi così, e quindi anche se ha il biondo platino, il blu degli occhi viene fuori. La Dita Von Teese ha due occhietti piccoli, e quindi il contrasto non esce e la sua intensità si perde. Un'altra persona, per esempio, se parliamo di questi argomenti, Persona, ecco, contrasto, parliamo per personaggi che la magari Gwen penso. Stefani, la Gwen Ok, Stefani. ok, ok. La Gwen Stefani è platino, ma ha due occhi neri che le fanno mantenere l'intensità anche col capello platino, che lei di base non lo avrebbe. Assolutamente, però ti posso dire, io per esempio me la ricordo, voglio dire, anche negli anni 90, quando lei Certo. invece aveva il capello un po' più dorato. E tutto quello che avevano costruito intorno a lei era questa pelle dorata, questo occhiale tartaruga, quel look un po' 80, no? Un po' forzato, che però secondo me era straordinario su di lei. Ma su di lei sì, perché lei è un'altra marginal, secondo me, tutto sommato. Cioè, non è così definita, Assolutamente. assolutamente. Per esempio, l'altro giorno ho parlato di Blondie. Ok. Ok? Lei è una, usando sempre la terminologia italianizzata, una calda, proprio di sottotono, no? Lei sarebbe una primavera, ok? Perché lei, tra l'altro, è rossa, è un biondo miele che diventa rosso, quindi sicuramente lei è lì. Eppure lei, dovendo, come dire, rispecchiare il personaggio rock, di quell'epoca, lei si è raffreddata su tutta la linea. Capello biondo platino, se non addirittura cenere bianco, pelle lunare truccata volutamente in quel modo per sembrare ancora più fredda, e tutto sommato non stava male. Sicuramente nei suoi colori stava meglio, li Scusa, abbiamo scusa, no, ho persa. fatto io probabilmente un errore. Aspetta un attimo che Vai arrivo tranquilla, da voi. Eccomi. eccoci. Ci siamo. Dicevo, sicuramente nei suoi colori naturali sta bene, sta meglio, è valorizzata di più, ma sicuramente nell'essere raffreddata per esigenze, diciamo, di scena non stava male. Non per tutti si può fare questa operazione, ovviamente. Ci Sono sono persone d'accordo, che sono. si prestano, Infatti. persone che non si prestano. Un altro personaggio che ti vorrei dire, che appunto conoscono un po' tutte, così almeno tocchiamo quelle che sono delle Certo. celebrità, Madonna, al di là voglio dire adesso dei suoi anni, no? Ma cioè, è biondo platino, è biondo miele, è moro, è nero blu, è con le mesh, e in tutte le maniere, per me è sempre stato il mio mito, quindi voglio Ma dire... guarda, non dirmelo, non dirmelo, per me proprio lei non si tocca, non si tocca, è intramontabile. Lei è un'altra che ha potuto permettersi veramente di viaggiare in ogni direzione. Sicuramente
Però, ecco, parlando di lei, parlando di Blondie, parlando dei personaggi famosi, loro dietro avevano comunque tutto un entourage, uno staff che nello studiare il look hanno fatto in modo che poi fosse, ripeto, tutto armonioso. Quindi quando invece noi parliamo di consulenza d'immagine alle persone comuni, alla signora Pina, come la chiamo io, la sciura Pina, che vorrebbe essere come Madonna, è lì che entriamo inciampiamo nell'errore, perché poi lei magari si fa il capello platino, ma non pensa che dovrebbe accompagnare al capello platino anche il trucco, il modo di vestirsi, di proprio anche di porsi, no, nei confronti degli altri. Questo, se vuoi, è un po' anche il problema di noi consulenti d'immagine di oggi, nel senso che nell'immaginario comune, sempre per quel discorso che dicevo prima, cioè che non è una figura ancora consolidata, c'è ancora l'idea che effettivamente abbiano bisogno del consulente soltanto i VIP, gli attori, i cantanti. Ok, Sfatiamo, sfatiamo sfatiamo appunto. questa cosa. Prima di tutto, perché non è vero che costa un rene, come si immagina, no? Perché si O dice. come poteva essere molti Come anni fa. poteva essere, assolutamente, è un servizio che ha un costo accessibile tanto quanto altri servizi che si compra, si acquista e si segue, insomma. Prima cosa, è sostenibile. E E poi scusa, soprattutto. posso dirlo? È chiaro che non stiamo parlando, se fossi una filosofa, certo non direi che la consulenza d'immagine è un bene necessario come lo definisce Kant, no? Ok, e siamo sul superfluo. Però è anche chiaro ed è facile immaginare che, come dicevi tu, io posso decidere di andare dal medico chirurgo estetico, che è anche quello è superfluo, e quindi fare delle trasformazioni per cercare di vedermi più bella. O posso invece decidere che prima di andare a creare qualche cosa di cui forse poi mi pentirò, posso partire con un consulente d'immagine invece nel capire Esatto. come posso migliorare le mie qualità. Assolutamente. Io lo ripeto sempre come un mantra, la consulenza d'immagine ti aiuta a esprimere i tuoi talenti e le tue potenzialità inespresse per l'appunto, quelle che sono lì sopite, che magari pensavi di avere o che hai ma hai tenuto nascoste. Ti aggiungo un'altra cosa, nel senso che è vero che non è un bene necessario. Però questa quarantena, secondo me, invece, sta ponendo molto sotto la luce dei riflettori il fatto che in realtà lavorare sulla propria immagine oggi, per chi ci ha lavorato fino a ieri, è un valore che permette di capitalizzare anche riguardo alla propria attività. Chi ha investito sulla propria immagine sui social oggi vende più velocemente i propri corsi di quanto non l'abbia fatto qualcuno che fino a ieri se ne fregava di metterci la faccia. Sono Quindi d'accordo. oggi, come per le aziende, sono cambiati i parametri con i quali le aziende vengono valutate. Così è cambiato anche per le persone, i liberi professionisti. Quindi non è un bene necessario, ma non è neanche un bene secondario oggi, perché nel momento in cui tutti siamo sul web, metterci la faccia e curare e governare la propria immagine vuol dire governare la propria comunicazione e Sono quindi arrivare d'accordo. al suo interlocutore. Io quando faccio la consulenza d'immagine, anche per quello che è stato il mio passato di manager aziendale, diciamo così, la lego sempre a un tema di personal branding, perché di fatto la consulenza è un tassello fondamentale di un percorso più ampio di personal branding, poi dove dentro c'è molto altro. Per oggi il personal branding è imprescindibile se tu vuoi avere successo. Pensa a tutti gli studi notarili, di commercialisti, dentisti, che fino a ieri se ne fregavano del web perché tanto avevano sempre clienti, e invece adesso che hanno la strizza perché c'è una concorrenza spietata, di colpo escono fuori le pagine social del notaio. E questo notaio, la sua immagine, chi gliela gestisce? Se la gestisce da sola? Eh Cioè. no. Infatti, per esempio, tra appunto gli utenti che sono collegati con noi, leggo, è un concetto che dovrebbe avere più diffusione. E noi ci stiamo provando e soprattutto, guardate, affidatevi a Giovanna perché io già la seguo perché chiaramente insieme faremo delle cose fantastiche, già ve lo Sicuro. promettiamo. È soltanto un momento di pausa in cui ci siamo presi, diciamo, questo momentino di pausa e stiamo facendo delle valutazioni online in questo momento, ma non ci Certo. siamo per niente perse d'animo, siamo qui e la nostra intenzione è di ritornare più forte di prima in campo.
Perché se è quello di prima l'abbiamo pensato e quindi siamo già preparati. Esatto, assolutamente. Poi mi sento di dire questa cosa che non c'entra con la consulenza d'immagine, ma c'entra col fatto che poi l'immagine che tu poni di te nel mondo è anche quella che ti consente di entrare in empatia con determinate persone. E quindi se io e Valeria ci siamo trovate è stato anche per questo. Poi lei mi è stata vicina in un momento della mia vita terribile e non è cosa di molti. Questo vi dice quanto è una grande donna. Quindi tu già sai, però insomma, ecco, sei di una generosità veramente sconfinata e questo va detto. Ti voglio bene. Ognuno è fatto come è fatto ed E è per questo che certo. si parla di selezione naturale. Poi dico sempre che io non ho sicuramente avuto una vita facile, però come per ognuno si fa sempre una riflessione. Quando non si è avuto una vita facile e quindi hai sempre due strade, o sali o scendi. Detta alla romana, come diceva la mia ex suocera, dice sempre una cosa fantastica. O ti elevi o te levi. Grazie. Bella questa, eh? Questa è molto bella, E sì. quindi voglio dire, come appunto tutti gli strokes che no, ognuno di noi ha nella nostra vita, da una parte Certo. abbiamo gli strokes, e quindi scabiliamo per le persone magari che non sanno che cos'è uno strokes, sono tutte le difficoltà che hai avuto nella vita, tutte le cose magari difficili che hai dovuto affrontare. E dall'altra parte invece hai i tuoi skill, che sono invece i tuoi punti di forza, quelli a cui ti devi appellare fortemente. Fai una balance di queste due cose e chiaramente quando le metti insieme è un po' come dire, se io da bambino ho subito violenza, due sono le strade, o divento il primo che a sua volta farà violenza, oppure mi metto dalla parte di quelli che chiaramente farà in modo che non ci siano più persone che fanno violenza su altre persone. Ecco, io nella mia vita, sulla base della mia esperienza, ho scelto di farne un'opera d'arte e di aiutare tanta gente, ma lo faccio chiaramente senza un condizionamento di qualcosa che mi deve arrivare, che è il tink della mia azienda, è quel give love first, per cui Certo. io non mi ritroverò mai da sola perché so che c'è un sacco di gente che mi vuole bene. E a me questo riempie, anche perché si dice che quando si regala qualcosa, il piacere è quello di regalare, non l'aspettativa di quello che ti ritorna. E Ma a me quello riempie. assolutamente, ma assolutamente. Io sono d'accordo e anche io sono fatta così, ovviamente con approcci diversi, però come te ho avuto una vita difficile, però io invece dico sempre che sono un po' come la Fenice, che mi ammazzano, mi seppelliscono, ma io riesco a rinascere Ecco più un'altra bella, no, più. consulente che ho formato io, c'è la Gaia anche, perché le Ecco, avevo vedi. avvisate tutte che oggi eravamo con una grande collega. Dicevo, non so se sono rinata più bella, ma sicuramente più forte di prima. Per cui insomma, e poi è vero che poi ti viene da essere poi generoso con gli altri, proprio perché insomma hai avuto modo di elaborare una serie di cose. Un'altra cosa che ci tenevo a sottolineare, visto che si è parlato tanto della figura della consulente d'immagine, è quanto ci sia differenza col fashion stylist. Brava, mi Perché piace. Questo è un altro tema poco noto, no? Che io, per esempio, che insegno in diverse scuole di moda, spiego sempre, no? Perché io insegno a queste classi di futuri fashion stylist, futuri fashion designer, futuri visual merchandiser, che si confronteranno con appunto le aziende, i brand, i make-up artist, i fotografi e così via. E io dico sempre che il fashion stylist, rispetto al consulente d'immagine, come dire, una differenza fondamentale, cioè che il fashion stylist è nella moda, parliamo di moda, nel mondo della moda, è chiamato anche in qualche modo a trasformare in Certo. funzione di quello che è un obiettivo. Devi fare il lookbook, devi fare un video, devi fare un servizio editoriale, devi fare una sfilata, ok? Quindi tu avrai un set di modelle che magari non hai neanche scelto tu e devi trasformarle in funzione di quello che è l'obiettivo o il brief del brand. Certo. Mentre il consulente d'immagine non fa niente di tutto questo, non trasforma niente, non fa miracoli, ma semplicemente valorizza quello che è lo stato dell'arte, cioè non è che diventi Cenerentola di colpo, cioè quella sei, io tiro fuori da te il meglio di quello che si può tirare fuori da te.
Faccio sempre l'esempio del fatto che spesso, magari, sempre parlando di donne calde, fredde, insomma, stemmenate qua, spesso i fashion stylist si trovano a vestire con abiti dai colori freddi donne caldissime, le rosse, e quindi allora lì meglio di me e vai di make-up per scaldare, raffreddare piuttosto che. Tu pensa anche solo Vogliamo, scusa, poi dopo vorrei che sì. sottolineassi quante volte tra me e te, visto che siamo noi due qui le protagoniste, ti è capitato di fare la consulenza a una futura sposina che ha già scelto l'abito da sposa e gli hanno dato quel fantastico Lasciamo colore stare. sbagliato. Le spose vengono da te quando hanno già fatto casino, quando hanno già comprato il vestito, fatto la prova del trucco, fatto la prova della parrucco. Da me chiaramente non la prova del trucco, però hanno scelto l'abito. Sì, no, lo so, guarda, lascia stare, però dicevo, pensa anche ai costi, cioè se io a livello di post-produzione, per esempio se devo rivedere una foto, un servizio editoriale, un video, no? Se io prendo già una donna dai colori caldi che deve indossare dei colori della terra, ma io a livello di post-produzione e di make-up ci metto la metà del tempo a fare il mio lavoro, quindi complessivamente anche a livello di budget le aziende risparmierebbero, per dire, no? Proprio una cosa stupida ma concreta. E questa cosa ancora non è capita. Lo Infatti. so, ma lo sai, allora, il discorso è che io e te abbiamo visto, come l'abbiamo detto all'inizio, ma lo ripetiamo perché, sai, man mano si avvicinano delle persone che magari non hanno visto tutta la puntata. Quindi rinnoviamo agli utenti il discorso che dicevamo che io e Giovanna abbiamo avuto una formazione per quanto riguarda il discorso della consulenza d'immagine in America, ma non in America oggi, ma in America molti anni fa. Quando la consulenza d'immagine qui era qualcosa di cui non se ne parlava. Ma perché? Perché chiaramente lì c'era un'esigenza cinematografica, il mondo di Los Angeles era il mondo dell'unico jet set internazionale veramente importante, veramente cool. E quindi se tu volevi fare veramente la differenza, è lì che ti dovevi cimentare. Scusa, però era importante fare la No, differenza. no, scusa, mi sono girata, ma c'è uno dei miei gemelli che ha urlato. E allora ero preoccupata di capire che cosa stesse combinando. Tieni presente che quando io sono stata in America, invece sono stata a New York e ci sono stata quando era il periodo di Sex and the City. Ma che meraviglia! Cioè, quando Sex and the City era proprio all'apice della sua. E quindi la vivevi questa atmosfera, e anche nella scuola dove ho studiato io, sembra strano, ma le quattro di Sex and the City comunque erano considerate iconiche. Certo, io per esempio di quelle quattro lì, io sarò sempre la Sarah Jessica Parker, sarò sempre lei, delle quattro, quella che mi assomiglia di più sarà sempre la Sarah Jessica Parker. Invece io sono Samantha. Wow! Wow! Cioè, se io mi sento molto più Samantha, assolutamente, molto più, come dire. No, perché sai, io al di là poi, davanti ad una telecamera, di giocare, di fare così, però io sono una profonda timida e quindi la comunicazione mi ha permesso di superare quindi quella fase della riservatezza e quindi sono un'estroversa, ma essere estroversa non significa Certo. essere invece Samantha. Io sono estroversa, però il mio mondo interno... Tutto proprio Certo. complicato come la Sarah No, no, beh, Jessica. ma anche io lo sono, anche Samantha in fondo lo è complicata, è solo che Assolutamente ha una sì. modalità di esternare molto più schietto, molto più, Adoro. come dire, ecco, Adoro. io La sono scena molto quella nel deserto, la scena quella in Arabia rimarrà storica. quella del film, sì, certo. Quando sono tutte coperte, lei, ma perché se ne... Cioè, io faccio la Samantha Mora. E io la Sarah Jessica Parker Purple, mi sembra Ecco, giusto. io non mi potrei mai invece identificare nella, come dire, nella principessina, quella lì proprio io, cioè, lontanissima da tutto il mio mondo, Anche assolutamente. Ecco. io, assolutamente, anche io, Vabbè, assolutamente. insomma, alla fine Sex and the City entra sempre, c'entra sempre. Sì, è sempre una parte di cuore. Senti, visto che sono rimasti più o meno gli ultimi 7 minuti così, Sì, perché poi il tempo vola, quando si parla e si sta certo. bene, vola. In una fase appunto oggi in cui non sappiamo cosa ci aspetta, quindi l'ultima domanda che ti farei è questa. Sì. Oggi siamo ancora in una fase, nella fase A.
ma stiamo per entrare nella fase B e quindi dovremo capire mano a mano quali saranno le categorie che incominceranno a partire prima. Le uniche cose che ci hanno spiegato al momento è che di qualunque categoria di lavoro si tratti, anzi, questo se qualcuno non lo sa, lo voglio dire, lo voglio anticipare, la cosa importante sarà sanificare i locali dove ti Certo. daranno una certificazione e questa sanificazione dura 3 mesi, quindi ci saranno delle aziende specializzate che potranno sanificare gli studi. Poi Certo. capire se si entrerà una per volta, due per volta e quali saranno le categorie che mano a mano inizieranno a lavorare, questo lo capiremo. Però io voglio capire nel frattempo, Giovanna, cosa sta facendo quindi adesso e cosa si aspetta nel brevissimo futuro? Diamo questo messaggio, lasciamoci così. Ma allora, tatticamente nell'immediato ho lavorato per trasferire online tutto quello che era il mio lavoro offline. Fine. Quindi ho sviluppato dei protocolli di lavoro per poter fare le consulenze online, ho fatto diventare i miei workshop in aula dei webinar, quindi ho lavorato proprio a tutta la parte di content, di piattaforma, eccetera, eccetera. Quindi questa è stata la prima cosa immediata per sopravvivere nei prossimi mesi. Poi sto portando avanti un progetto che in realtà avevo già in essere, e che è quello di promuovere la consulenza di immagine in azienda. Bello. Perché io vengo da quel mondo e lo trovo molto, diciamo, in linea con me. Ci ho vissuto 20 anni, ho fatto 20 anni di multinazionali, quindi mi trovo molto a mio agio in quel mondo lì. È un mondo che ne ha bisogno, proprio in un'ottica di personal branding, quindi sto proprio lavorando per entrare nelle aziende e lavorare vicino alle risorse umane, il marketing, piuttosto che il top manager o l'imprenditore illuminato, per fare un lavoro specifico sui dipendenti, perché oggi tutti i dipendenti di un'azienda, anche il magazziniere, anche la receptionist, sono ambassador di quel brand. Incarnano i valori e i principi di quel brand nel momento, ripeto, in cui hanno un profilo Facebook dove pubblicano delle cose. Assolutissimamente. E Quindi, quindi mentre Giovanna sta parlando, aziende, direttori di aziende che state ascoltando, mi raccomando, fissate questo nome in mente, Giovanna Vitacca, la trovate su internet, la chiamate e migliorate le condizioni della vostra azienda, mi raccomando. Perché io, per esempio, ecco, il mio ruolo come consulenza d'immagine si vuole limitare perché io comunque rimarrò sempre una makeup artist, titolare della certo. mia linea di makeup. E quello che faccio è semplicemente, nel caso appunto dei miei matrimoni, delle mie clienti speciali, delle clienti che comunque si affidano con Certo. me anche per il trucco, anche a spingermi sulla consulenza e faccio dei corsi in particolare alle truccatrici che devono migliorare la conoscenza della consulenza e capire quanto è importante quella fase dell'intervista. Tu invece sei una consulente d'immagine a 360 gradi che ha fatto di questo lavoro proprio il suo pane quotidiano ed è corretto quindi fare questa differenza. Bene, bene. Sì, più che sto proprio sviluppando una piattaforma e un sito nuovo che non si chiamerà più Giovanna. Sto proprio staccando l'area aziendale da chi sono io, che faccio le consulenze private, e con un team di persone lavoriamo invece proprio su questo target molto, molto business. Io, tra l'altro, sempre per arricchire la mia formazione su quel ramo, sto prendendo un diploma in coach professionista, in PNL, perché trovo che siano tutti elementi molto fondanti anche nell'approcciare le persone, cioè in fondo noi lavoriamo con capitale umano, non salviamo le Certo. vite, ma anche nel modo in cui approcci una persona devi essere molto delicata, saperlo fare, perché se ti arriva una ragazza che magari è in sovrappeso non, e vuole la consulenza d'immagine perché vuole migliorare il suo aspetto, qualsiasi cosa tu le dica, a lei le arriva come un macigno, quindi glielo devi dire bene. E purtroppo ci sono tante persone che si improvvisano in questa professione e pensano che solo sfogliando Vogue sia sufficiente per fare lo shopping, per Guarda, fare la gli ultimi consulente. 2 minuti, infatti, sulla base di quello che stai dicendo, siccome lo sai che a me piace unire mondi, no? Come i cerchi delle Olimpiadi, io faccio questi trade union e quando tu mi dici una cosa mi viene subito un'idea. Devi sapere che ho già fatto all'interno del World Talking 2 puntate con la Barbara Krishman, che non so se conosci, che è la fondatrice del calendario delle Beautiful Curvy, che io da 4 anni insieme al mio staff seguo.
E spesso e volentieri facciamo appunto all'interno del mio studio delle consulenze d'immagine proprio per migliorare e aiutare queste ragazze nel capire cosa indossare, come truccarsi e quant'altro. Quindi se ti Certo. va, alla fine della quarantena, mi piacerebbe fare proprio qualcosa insieme anche con le Assolutamente. videoserie. Assolutamente, perché è una cosa sulla quale mi sto specializzando molto. Bene, allora Barbara, a breve arriviamo io e Giovanni. Che belle queste cose. Io ci sguazzo in queste robe. Ma sì, perché Nelle lo sai idee che che vengono c'è? fuori così proprio. Assolutamente, sai che cosa c'è? Io ritengo che in questo periodo della quarantena, al di là della pesantezza, al di là di tutto, e al di là che il pianeta ci sta dicendo qualcosa, e quindi sarà importante che ognuno prenda coscienza di questo, ok? Ma va bene, quello lo mettiamo da parte. Dall'altra parte dico anche che in questo periodo in cui io mi sono dedicata, veramente, credimi, a prendere proprio la mia rubrica telefonica dove avrò forse 7.000 numeri di telefono, più o meno, quindi sarà impossibile chiamare tutti, ma ho incominciato proprio a scrollare e a richiamare persone che avevo completamente non dimenticato, ma trascurato, proprio perché nella velocizzazione del daily quotidiano non riesco, come non riesci tu, no, a raggiungere tante persone. E Certo. questa cosa mi ha fatto enormemente piacere perché ho ritrovato persone che si sono evolute, che hanno cambiato, ma che hanno Certo. mantenuto quel grandissimo cuore che avevano. E ti devo anche dire, e lo sai che io non lo mando a dire, invece, che ho incominciato a fare tabula rasa di quelle persone che se non hanno cuore oggi, in questo periodo di quarantena, per me non esisteranno neanche nel momento in cui esco dal Covid. Totalmente, E quindi facciamo totalmente. pulizia. Brava, sono d'accordo. E con questo, siccome rimangono gli ultimi 5 minuti, io Sì, ti ringrazio. Poi grazie sicuramente se questa puntata, che magari ha bisogno di ancora altre cose, la vogliamo ripetere, la ripeteremo in futuro. Intanto invece ricordiamo che domani sono io ospite da te. Esatto, Ecco, che questo è esattamente. E importantissimo. proseguiamo in qualche E modo il proseguiamo, quindi filone. domani diretta dal profilo di Giovanna Vitacca, ore 14:30, dove ci sarò io, sarò ospite. Ok? Esatto, Giovanna, io ti perfetto. mando un bacio grande e a domani. Grazie a tutti, grazie, è stato un piacere. Anche per me ti voglio bene, ciao. Idem. Ciao. Ciao, ciao. Allora, rimangono proprio 4 minuti e voglio darvi dei messaggi. Intanto, ricordarvi che non dal profilo Valerio Orlando Official, ma dal profilo Vore Makeup, proprio ieri è stato postato un post per ripetizione che è un giveaway in cui io in prima persona e ovviamente quindi l'azienda che rappresenta vuole essere vicina a tutte le donne. E quindi vi chiedo, lì dove volete partecipare a questo giveaway, siete ancora in tempo perché sarà aperto fino al 13, quindi al giorno di Pasquetta. Seguite le istruzioni scritte nel post e partecipate se avete il desiderio di vincere questo kit Vore Makeup messo a disposizione. Quindi 3 vincitori, dove all'interno abbiamo inserito un fondotinta fluido, un lip lacquer e un illuminante. Quindi questo è un piccolo modo di starvi vicino, anche se a distanza, sempre in quel concetto che è il Give Love First. Poi invece, continuando con i prossimi appuntamenti, come vi dicevo, domani ore 14:30 sono ospite da Giovanna Vitacca, e vi ricordo invece che domani alle 18 abbiamo una puntata pazzesca. Non ve la perdete, soprattutto se siete appassionati di arte. Mi raccomando, truccatori, soprattutto quelli che avete studiato con me, che sapete quanto io tengo alla storia dell'arte e alla teoria del colore. Domani parliamo di arte e make-up, ma non è che parliamo di arte così, domani parliamo proprio di arte. Quindi avete visto passare le stories, se vi volete documentare sull'artista che domani ho invitato alla mia diretta, lo potete sicuramente rintracciare e ci vediamo domani. Io vi ringrazio veramente di cuore e quindi vi ricordo giveaway se volete partecipare. E poi vi rinnovo l'appuntamento di domani. Vi mando un enorme bacio, vi ringrazio sempre tanto per prestare e dedicare tempo a quest'oretta insieme, vi voglio bene e ci vediamo domani. Ciao!